È giusto che tutti i cittadini rispettino le regole, parlamentari compresi, però noi sul Green Pass, noi come Alternativa C'è, abbiamo già espresso molte perplessità. Molte perplessità perché si è già rivelata una misura irrazionale, una misura discriminatoria che sta creando cittadini di serie A e serie B e questa cosa è inaccettabile. Tra l'altro non risolve il problema dei contagi perché abbiamo visto che tantissime persone in possesso del Green Pass poi alla fine allentano anche quelle che sono le disposizioni di cautela, penso alla mascherina, penso al distanziamento, vedi la gente che comunque si è assembrata in luoghi che siano chiusi aperti perché col fatto che uno il Green Pass è convinto di essere totalmente immune rispetto al virus, cosa che non è assolutamente vera perché comunque le persone si contagiano lo stesso, benché ovviamente il numero di ospedalizzazioni sia minore sui vaccinati, questo l'abbiamo detto, ma infatti noi non siamo assolutamente no-vax come vorrebbero catalogarci, perché ormai si usa questa terminologia per creare, per catalogare le persone e per impedire anche a qualcuno magari di fare delle osservazioni contro questo pensiero unico preconfezionato. Noi vogliamo semplicemente porre delle domande laddove ci sono delle incongruenze, incongruenze che stanno creando molti problemi a tantissimi cittadini. Io sono vaccinata, ma non è quello il discorso. Non sono d'accordo in generale all'utilizzo di questo Green Pass, ripeto, rispetto a tutta una serie di situazioni nelle quali si potrebbe procedere invece con i tamponi. Io fino a poco tempo fa, per esempio, anche quando non ero ancora vaccinata, facevo i tamponi. Ho viaggiato tranquillamente, tra l'altro in sicurezza, perché facendo il tampone hai la certezza comunque di non essere positivo.